Seguito e benvenuti su un nuovo video, sono Blitz e siamo tornati nella nostra bellissima serie di Pokémon Emerald. Andiamo, vediamo, continuiamo la storia. Vi chiedo gentilmente, dove tutti chi non si è iscritto al canale, di iscriversi, perché ci manca poco e arriviamo ai 100 iscritti. E cioè, spero tanto di arrivare ai 100 iscritti, perché cioè, è uno dei miei lo sapete, mi conoscete bene, dai, a me piace tantissimo superare i livelli. Un Magby, cioè vuoi tanto arrivare a 100 iscritti, così che lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. Intanto ho catturato il Magby, che chiamerò Magmar. No, chiamava lava. La va. Aspetta, mi ricordo che qui c'era una Pokéball. Un shuttle. No, l'Epa Berry. Una Berry. Un Skarmory. Sto facendo dei Pokémon decenti e forti. Rock 115. Rock Smash. È vero, si è visto un spoiler. Ho catturato nell'acqua, perché ho pescato in realtà. Un Aggron, cioè pescare un Aggron è una follia. E c'ho altri membri della squadra, per esempio Ryan, che è l'Espion, e ricordate di Alia, sì. E c'ho altri membri in panchina, per esempio nel box c'ho Mock, che non si scontrare dentro il Poké Center, ve lo faccio vedere dopo cura i Pokémon, perché devo curare i Pokémon. Faccio vedere il Mock, c'è anche un altro Pokémon, sembra che c'è altri Pokémon, per esempio, sì, guarda, per esempio il Drowsy, il Ivysaur, mi ricordate, il Magic ho catturato gli altri Black Glass, perché cioè, è di tipo Ground Dark e la Secret Power Blastborn. Questo Magic penso che lo userò quando mi servirà. C'è un Pikachu che ho chiamato Pikachu, Lava che ti ho visto prima, Grossi che è di tipo Dracodoro, ma poi c'è Melma che è Grass Ice. Questo cioè, si può pensare che è forte, ma cioè, questi due tipi non sono buoni insieme, cioè hanno più di tantissime debolezze, cioè hanno più debolezze di cioè hanno pochi vantaggi, hanno più debolezze, tanto un svello potrò trovarlo quando questo svello è di tipo coleottero drago. Se ricordo bene, ce l'avevo ma mi è morto. Jumpa. Ma perché questi Pokémon non li ho trovati prima? Penso che erano ideali per la palestra. Prima che non mi morisse, sapete. Metà squadra. Perché mi sono morti. Cioè, tanti dei miei Pokémon cioè, preferiti come il Flygon sono morti. Sono rimasto con questa squadra che non è mica male. Ho dimenticato di usare Smash. Anche alla massima mi dà strength, che farò imparare questo Aggron, che non mi chiedo più di che tipo era Aggron. Lo Stardust serve per alzare il tipo ground. Vediamo nel Pokénav Bug. Una Repeat Ball. Queste mosse le farò imparare come appunto devo farli per la strength. Ne parlano tutti, Aggron penso che gli servirà di più, che c'è a camouflage che non li faccio impara, cioè li toglie, perché non mi serve niente camouflage. Insomma, fatemi vedere di che tipo è Chad, che è una femmina elettro. Io posso dire una cosa, trovo troppi tipi elettro, non so, ma penso che i tipi elettro sono veramente rari da trovare. Li ho trovati dappertutto, cioè non ho capito dove, cioè quante volte ho trovato.
No, era bello se perdeva Dynamite. Cosa bella. La cosa bella che per fortuna ero più veloce, perché se ero lento potevo colpirmi da solo e potevo ammazzarmi il Pokémon. Ho mandato un Pokémon raro da trovare in questo gioco, Feebas, che puoi trovare in un specifico blocco nell'acqua specificato. Nidoqueen, Nidoqueen, ho detto Nidoqueen, ma aiuta Nidoqueen, ma avvelenato. Dai, non penso di morire prima che arrivo nel PC, solo se non succede che è diventato più veloce il veleno, ma non penso. Un po' non mi è morto il Pokémon. Non pensavate che moriva, ma non moriva, cioè se era vita rossa moriva. Anche se aveva pochi PP di vita moriva. Non ho combattuto neanche lei, dai. Quest'altro ve lo schifo. Adesso ho capito perché forte facevo meglio a evitarla. Ah, un Latias. E mi ha usato Warped, che non posso scappare. Oh, posso adesso scappare, ma scappo perché non gli succede come dei eventi non naturali. Resiste. Sacrifice. Off-cam mi sono andato contro troppi leggendari, mi sembra. Mi sembra che sono andato contro il Latios, sì, mi sembra. Sono andato sicuramente contro il Latios. No, Latios. Zap, no. Il Latios sono sicuro, ma non mi ricordo di altri Pokémon che sono andato contro. Sacred Fire fa veramente male. Come mossa... Bella, ma Rayon ha di PP di vita pochissimi. Se vi ricordate la nostra serie di Pokémon Rubino insieme ad Ice Blaster, il Ruby di l'Espion di Ice Blaster aveva poco PP, moriva contro tutti poco, per fortuna non era una randomizer, se era un Nuzlocke quella serie, era una brutta cosa per lui. L'ultimo sacrifario, che one shot sicuramente il Corpish. E mi mancano il Torkoal. Che bello il Torkoal. Aircutter. Super efficace, ho trovato la mossa su. In realtà devo ricordarmi quali mosse sono super efficaci ai Pokémon, perché me le dimentico sempre. Sarebbe utile quando li trovo, ma ogni volta che c'è incontro questo Pokémon mi dimentico quelle mosse che sono super efficaci. Vado a curare ed non ha persona a curare. Dopo che mi vedete da vicino al vulcano ci sarà il team magma. Il team magma. Sì, dai, andiamo. Ti magma, ti acqua. E ci sono le battaglie in doppio. Metto Ryan. No, aspetta. Croppo voglio metterlo. Io? Il mio start mi piace tantissimo, amo il mio start tanto, amo. Ma il mio start ha... cioè... sapete... ha una difesa un pochino brutta, perché ma i tipi stilano una difesa forte, perché il mio Pokémon... come quella vanno una la stessa difesa di quei... di tipo Steel, Sacrifice su Sneasel, no, su Sneasel. Per fortuna ho lanciato... Focus! Devo buttarlo giù quel Pokémon. Pikachu giù che muore. Ciao. Oh. Troppo veloce che faccio un disipod per sicurezza. Ma Sneasel sarebbe già morto. Ok, perfetto. E la prima battuta in doppio battuta. Sapete che Pokémon Erbe è riconosciuto anche perché le sue tante battaglie in doppio, non poche, tante battaglie. Penso che ciò sì. C'ha Ryan davanti. C'ho Ryan davanti contro un golem. Super efficace il golem giù. Non spero che non mi fanno una mossa super efficace. Fammi aspetta, qual era il suo tipo? Era tipo fuoco. Dici una mossa di tipo come one shot. Anche di tipo. Anche di altri tipi drattini.
Morto, 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 morto. Su Mario. Ok, lì. No, no. Sì, sì, voli. No, ma non levita. Non levita, non levita, non levita. Ma non è. Non è efficace. Metter spot, vedi, cambia mossa. Cambia mossa. Che John Kick. Trazioni giù. Io pensavo che Espion era nella sua tomba con gli altri Pokémon morti, ma ha sopravvissuto. Non lo sapevo che sopravviveva. Pensavo che moriva quel colpo. Fighting type Confusion. Direi che non giù. Un Natum. Penso che lo ammazzo, penso che lo si addormenta. Perché se si addormenta è un problema. Adesso tocca il capo di Team Magma. Intanto vado a prendermi. C'ho delle pozioni, c'ho delle pozioni. Direi che posso usare per curare Roberta. E con una super pozione. No, Pink Scarf. Super Potion. Curo Ruby Lion. Scusa, perché ho confuso con Ruby di, se sapete. Parto con Crop, che è il suo app. Cioè, Crop, dai. In realtà penso che sono un po' sottolivellato, ma io non sono sempre così, sempre sottolivellato. Quando sono sottolivellato è perché batto tutti gli allenatori, ma se non li, ma li salto, le metto gli allenatori, li salto. Perché voglio saltarli. Sì, così sono sottolivellato, ma ho Egg Bomb. Questa cosa brutta che fanno i Dion. E poi proviamo, usiamo Dizzy Punch perché il Mantle è più veloce di me. Nope. È l'ultima volta che faccio così, poi provo con l'altra mossa. Proviamo Leaf Blade. Leaf Blade, dai, può fare qualcosa. Leaf Blade. Non penso che. Penso che vado a dormire adesso. Penso che dormo. Penso. C'era uno dei miei Pokémon che aveva. Aia. So che sei te quello che c'ha una mossa che fa malissimo. Di tipo erba. E Freezy Plant. Freezy Plant. One shot allora. Ma questa è la cosa che non me l'aspettavo. Cioè, non me l'aspettavo che una mossa che fa così tanto danno. Aspetta. Tactic. Tactic. Crop rientra. Crop rientra. Se mi uso ancora gli anni, ok. Un attacco adesso. Leaf Blade. Mi uso ancora gli anni, ma sbaglio perché potrebbe. Un crit porta alla morte di sto Pokémon. Metapod. Posso mettere. Dai, aia. Non so che cosa mi può fare, cioè. Un Metabot. Eruption. Cura di sicuro, dire che. No! No, adesso muore. Io penso che curava totalmente, dire che. Adesso muore, con questo colpo muore. Ok, Metabot buttato giù. No spas. Chi manda uno spas? Crop, perché Dynamite. Ho paura niente di mandare in campo Dynamite contro. Cioè, degli allenatori. Penso che potrebbe morirmi. Si protegge questo turno. Sei confuso, sei confuso. Santo cielo! Perché sempre le mosse che mi fanno dormire? Ok, qua. Butto Roberta. Metto Roberta. Allora basta l'attacco con. Ma subito. No! Mi ho fatto la tattica che. Se mi salvo dal jump kick. Era un po' problema. Posso avvelenarlo? Posso avvelenarlo? Smettere di usarmi Sleep Powder! Qui ho paura di mettere i Pokémon in campo perché possono morirmi.
Chad, è la prima volta che uso Chad sul serio. Tanami. Smettila di proteggerti. Non fare. Ancora. Se poi. Dopo la te. Ma è missia anche! No, sicura. Confuso anche lui. Una mossa bellissima, si chiama Pain Split. Oh mio, se faceva Sleep Powder. Mi sto contento a fare Sleep Powder. Strength. Strength. Bravo, Chad, hai fatto tutto il lavoro. Ryan, in questo momento. Non so che mossa sia perché ha solo flaming, ma sono di tipo fuoco, direi che non è efficace. Io non so di che tipo è di cui usa sempre Sacred Fire. Non spazio giù. Devo fare la mia cattura. Ho combattuto il capo del team Magma, che ci ha messo un secolo, che penso che ci metterà di meno. Arch mi da parlare, sì, Arch. In questo gioco la base del team Magma era qua o più giù, mi sembra lì. Il mio cattura è uno Squirtle. Ho già lì vista lo Squirtle. Sì. Paul, subito. Porca. Non muore. Volevo usare Solar Beam, che era super efficace contro il mio Pokémon, che è di tipo Ground. Devo provare ad attaccarlo. Elicottero. Per fortuna è di tipo Erba. Non è efficace, di tipo, sono di tipo fuoco. Ma mi abbassa la speed. Ma sto facendo quel danno che non riuscirò a catturarlo mai. Fatemi abbassare. Santo cielo, quanto ci ho messo per catturare uno Squirtle. Ciao bolla. No, Bobble. Chi sei? No. Tanto c'è la... Ma quanti allenatori ci sono? Pum. Ce l'ho fatta. Pokémon. Voglio vedere il tipo dello Squirtle perché... Ah, il Ivysaur è di tipo coleottero. Questo perché non è in squadra, è di tipo coleottero. I coleottero non sono mica male, ma potrei morire con tutti i Pokémon. Steel. Solar Beam che l'ho visto. Fissure che non l'ho visto. E Ice Wind che non me l'ho usato tutto il tempo. Mica male come tipo, serve come cambio se mi muore un Pokémon da un momento all'altro, ma non penso. Devo fare una cosa, devo prendere l'uovo. Aspettami. Qua. Intanto da prendermi l'uovo. Non è lei che mi dà l'uovo, mi confondo sempre. È lei che mi dà l'uovo. Mi dà infinito uovo, perché non so perché, ma ok. Penso per questo episodio è tutto, ci vediamo nel prossimo episodio che faremo la palestra, che sarà un po' difficile perché non so il puzzle della palestra di Flannery e ciao ciao, iscrivetevi al canale.